quotidianità è ormai permeata di allarmi, allarmi sociali, allarmi economici, allarmi di varia natura, ma quello sanitario è sempre quello che ci spaventa forse di più. Sono una serie di notizie abbastanza invasive che arrivano magari nel momento di convivialità a tavola, mai sentito questo, mai sentito quello, pare che siano in aumento i casi di, e quindi non fa altro che inquietarci. Allora noi vogliamo con questa puntata di Pronto Dottore cercare di darvi un po' più di chiarezza su alcune notizie di stretta attualità che toccano la nostra salute e per le quali a volte non è che ci si possa difendere più di tanto. Perché se parliamo della febbre del Nilo, insomma, difenderci dalle zanzare, sì, possiamo spalmarci di repellenti, ma le zanzare sono attorno a noi e quindi il timore quando un insettino ci punge, ovviamente c'è di poter sviluppare una patologia. Beh, abbiamo in studio degli esperti che ci possono raccontare come dobbiamo comportarci e quale deve essere il grado di allarme da parte nostra, insomma, quello che dobbiamo percepire. Salutiamo i nostri ospiti. Renata Barberis è medico igienista dell'ASL Cuneo 1, benvenuta, buonasera. Grazie, buonasera. E il dottor Valerio Del Bono è il direttore della struttura complessa di malattie infettive tropicali dell'ASO Santa Croce e Carle di Cuneo. Come vedete, tocchiamo veramente gli argomenti attraverso degli specialisti più che titolati a darci queste informazioni. Io vorrei partire subito con i miei ospiti nel fare chiarezza su dei concetti basilari nei quali noi profani, che non siamo ovviamente medici e quindi non abbiamo fatto trascorso ore e ore sui libri di medicina a studiare, non riusciamo a discernere la differenza di alcune affermazioni, tipo la malattia infettiva e la malattia contagiosa. Che cosa vuol dire? Perché per noi infettivo o contagioso spesso è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Dottore Bono, ci dica, visto che lei è lo specialista in malattie infettive. Sì, sono due concetti diversi ed è giusto che questi concetti vengano specificati al meglio, vengano chiariti. Infettivo significa che una patologia, una malattia è determinata da un agente infettivo, cioè detto molto volgarmente da un microbo che può essere un batterio, può essere un virus, può essere un'altra specie, però non c'è possibilità di contagio, e qui andiamo quindi nel concetto di contagioso, non c'è possibilità di contagio tra persona e persona, tra paziente e paziente. Contagioso viceversa è quando succede una cosa di questo genere, ovvero sia che una malattia può essere trasmessa da persona a persona. Il caso più tipico è l'influenza. L'influenza è una delle malattie, delle patologie più contagiose che ci sia. Ma in effetti, anche il semplice raffreddore è contagioso. Anche il semplice raffreddore, certamente, mentre invece le polmoniti in genere non sono forme contagiose, ma sono forme infettive, perché sono forme determinate da microorganismi, quindi sono forme infettive, ma non contagiose. Ecco, ma il cittadino come fa a fare differenza tra l'una e l'altra? Ovviamente interpella lo specialista. Beh, sì, certo, e medico. Certo. Però l'allarme, ecco, va dal bar, magari prendo il caffè, la tazzina non è stata ben lavata e se mi ammalassi... Io per ragioni di età ho visto professionalmente l'epidemia dell'infezione da HIV sin dall'inizio, e all'inizio era molto difficile convincere diciamo così, il pubblico che un paziente di quel genere non trasmetteva l'infezione attraverso contatti sociali normali, stretta di mano, abbraccio, bere dalle stesse tazzine, ad esempio, o mangiare con le stesse stoviglie, oppure,
oppure le zanzare, ecco, se a un certo punto se era sparsa la voce che anche le zanzare potessero trasmettere questa infezione. Quindi il pubblico deve essere ben, la cittadinanza deve essere ben consapevole che le patologie contagiose in realtà non sono poi moltissime. E ripeto, l'esempio più eclatante in questo senso è giusto il semplice raffreddore o l'influenza. Ecco, quindi sono patologie che peraltro conosciamo piuttosto bene perché si diffondono facilmente proprio per questa alta contagiosità che le accompagna. Dottoressa Barberis, le pratiche ovviamente di difesa anche nell'evitare il contagio, visto che siamo, rimangono sempre, credo, le stesse, no? Quelle che voi consigliate di mantenere un'igiene piuttosto elevata. Appropriata, il lavaggio delle mani, di cui si sente parlare spessissimo, e la misura di prevenzione sicuramente più efficace. È chiaro che poi a seconda della patologia di cui parliamo ci sono misure di prevenzione diverse fino ad arrivare poi alla prevenzione vaccinale. Ecco, sono da qualche anno in distribuzione questi gel che difendono, insomma, che ci hanno detto usateli perché in effetti la promiscuità con le mani è molto elevata, si tocca di tutto, non sempre si ha la possibilità di andare in bagno a lavarsi le mani, e quindi questi gel funzionano? In parte funzionano, non devono essere utilizzati in modo così eccessivo, anche perché in alcuni casi ci possono essere come conseguenza proprio dei fenomeni di allergizzazione, e quindi il lavaggio con acqua e sapone tradizionale è, diciamo, la misura più frequente e più efficace. Ecco, mi viene in mente un'altra domanda che è molto banale, molto popolare, ma è bene anche sottolinearla. È vero che lavarsi troppo, perché è giusta l'igiene, ma lavarsi troppo spesso può essere anche dannoso, perché ci espone alla possibilità di alla fine essere forse fin troppo puliti, perché vengono in alcuni casi eliminati batteri veramente che sono utili, esatto, sono utili nella difesa, delle prime difese, che sono proprio le difese che troviamo sulla superficie della cute. E quindi non esagerare, ecco, anche. Però lavatevi. Però lavatevi. Ecco, lavatevi, ma questo è più, ha un risvolto sociale anche importante, perché se uno non si lava si deve stare in mezzo agli altri, insomma, un qualche piccolo disagio lo può creare davvero. Allora, torniamo adesso a parlare invece di uno degli argomenti, cominciamo con gli argomenti più di stretta attualità. Io ho accennato nell'introduzione la febbre del Nilo, è salita alla ribalta in questa estate proprio per alcuni casi che ci sono stati e soprattutto per questa zanzara della varietà Culex, che sembra essere quella portatrice proprio di questa infezione. Dottor Del Bono, noi abbiamo avuto alcuni casi in Piemonte, quindi ci sono stati, mi sembra ci ne siano stati 24. Dunque, le ultime statistiche ci parlano di una quarantina di casi di forme gravi. Ah, quelle gravi. Quelle gravi, quelle neuroinvasive. È chiaro che in molti casi l'infezione, perché in questo caso si tratta di una malattia infettiva, ma non contagiosa. Non contagiosa. In molti casi la malattia decorre in maniera asintomatica, cioè non c'è nessun disturbo. In qualche caso, in soggetti magari particolarmente predisposti con delle malattie concomitanti, la malattia invece può avere un decorso particolarmente grave, soprattutto può assumere una localizzazione neurologica, può avere una forma neurologica in forma di encefalite, quindi, detto molto in maniera molto molto grossolana, un'infiammazione del cervello, ecco, e quindi con tutti i sintomi che possono essere correlati, ad esempio confusione mentale, difficoltà a articolare le parole. E questa in alcuni soggetti particolarmente fragili, può avere un decorso molto grave. Alcuni morti. E ci sono stati alcuni decessi. È chiaro che ha creato l'allarme sociale. Certo. Dovuto ovviamente a queste encefalite, che peggiorano. Dovuta a queste encefalite. Noi lo
dico perché comunque è apparso già sugli organi di stampa, quindi non è un segreto, noi abbiamo avuto un caso di infezione da West Nile virus che si con nella sua forma più grave, però il paziente, perché era in condizioni di base molto buone, se l'è cavata brillantemente. Quindi le condizioni fisiche del paziente sono molto sono determinanti forse per affrontare il decorso della malattia. Certo. Non si è ancora capito perché alcuni non sviluppano neppure questo, i sintomi, questo vale un po' altri. per tutte le patologie infettive. Sono, ecco, può essere un patrimonio, c'è qualcuno che ha un decorso più attrezzato, come avere un esercito, certo, ben armato. Quindi riusciremo, magari qualcuno riuscirà a difendersi meglio di altri. Ecco, dottoressa Barberis, questa infezione arriva attraverso un insetto. Come dicevo prima, come ci possiamo difendere? Perché noi siamo abituati, quando parliamo con voi igienisti, a parlare di vaccini, infatti siamo sempre in attesa, no, del vaccino per trovare la cura, per prevenire. Poi la parola prevenzione per noi è diventata ormai un vocabolo all'ordine del giorno. Ecco, invece in questo caso siamo disarmati di fronte alle zanzare, cosa possiamo fare? Ecco, siamo disarmati, ma abbiamo, diciamo, un esercito di sia strutture che di persone fisiche che si occupano comunque della sorveglianza e del controllo di questo tipo di infezione. L'assessorato alla sanità della Regione Piemonte svolge un po' il ruolo di coordinamento. Però all'interno delle varie ASL ci sono varie strutture, intanto i clinici che sono i primi che effettivamente fanno diagnosi di questo tipo di patologie. Ci sono i servizi di igiene pubblica che si occupano intanto della sorveglianza dei casi e di un flusso informativo con la regione, con l'istituto e con il ministero. Ci sono i veterinari che si occupano proprio della sorveglianza entomologica. E c'è un istituto regionale che si occupa proprio della lotta alle zanzare, che è l'IPLA, che ha proprio nell'osservanza di quelle che sono le misure di prevenzione che vengono attuate nei confronti delle patologie quali la West Nile, ma anche altre patologie che si possono trasmettere con le zanzare, ha proprio la funzione di evidenziare quelli che possono essere i pool di zanzare che possono essere infette sul territorio. Sulla base di questo tipo di sorveglianza, ecco che scattano tutta una serie di attività proprio mirate alla prevenzione e soprattutto al controllo. Ecco, quindi possiamo stare tranquilli che c'è chi pensa a noi anche da questo punto di vista. Perché è vero che quando una zanzara ci punge, non è che possiamo sapere se era il culex o l'altro tipo di zanzara, se era infetta, se era sana, non c'è modo di capirlo, per cui è chiaro che uno rimane un po' in attesa sperando di non avere disturbi, di non sviluppare nessun tipo di patologia. Però ecco, è giusto sottolineare che le istituzioni non è che stanno a guardare e dicono datemi l'autan e risolvete il problema da soli. Ecco. C'è veramente, ecco, tutta questa parte di informazione alla cittadinanza proprio rivolta sul corretto utilizzo anche dei repellenti, perché anche in questo caso il repellente va utilizzato con attenzione a seconda della fascia di età del soggetto che deve essere trattato, a seconda delle condizioni di salute dei vari soggetti, quindi le informazioni ci sono e i soggetti predisposti alla informazione della popolazione sono proprio i medici di medicina generale e quindi c'è insomma una rete di sorveglianza stretta. Febbre del Nilo, ma non solo, questa è stata l'estate della legionella, è arrivato anche il colera, insomma ce ne abbiamo ancora tante di cose da dirvi, ma adesso andiamo in pubblicità.
Siamo ancora con voi insieme a un infettivologo e a un igienista, due medici specialisti che ci stanno parlando di quanto possiamo essere tranquilli o meno nell'affrontare la nostra quotidianità, che è fatta anche di qualche piccolo allarme per la diffusione di alcune infezioni e di alcune patologie. Abbiamo parlato nella prima parte della febbre del Nilo, di questa zanzara, insomma, comunque sappiamo che c'è una sorveglianza attenta anche da parte delle istituzioni per garantirci una certa tranquillità, una moderata tranquillità. E poi si parte sempre dal presupposto che se uno è in buona salute sicuramente riesce a contrastare meglio un'eventuale infezione, mentre se è già debilitato i problemi possono essere più gravi. Ma quest'estate, oltre alle tante notizie rimbalzate sui mezzi di comunicazione e tantissimo su internet, che ormai è diventato veramente il mezzo di diffusione delle informazioni a carattere sanitario più utilizzato dalla popolazione, anche non sempre in senso buono, vero dottor Del Bono? Vero. Non so se sia capitato anche a lei che arrivino dei pazienti dicendo: ah, ma dottore, ho letto che c'è questa cultura che viene fuori. Sì, sì, io non sono assolutamente contrario a questo, anzi mi fa piacere che i pazienti abbiano una già certa una preparazione. Quindi certamente bisogna vedere le fonti, perché c'è il rischio in internet, ci sono talmente tante cose che c'è il rischio di andare con informazioni del tutto sbagliate, del tutto campate in aria, del tutto... Mi hanno detto che c'è un medico che ha messo nel suo studio un cartello che dice: non confondete la vostra ricerca su internet con la mia laurea. Ed è molto carina, certo. Questa... Perché in effetti le informazioni, innanzitutto, come dice lei, le fonti sono fondamentali, devono essere accreditate, ma come per tutte le notizie, come anche per le notizie, noi giornalisti siamo veramente i tutori, i garanti della buona informazione, della corretta informazione. A volte nei siti non ci sono dei giornalisti che stanno scrivendo, e quindi quando leggete le informazioni non sono ovviamente così attendibili. Però voglio dire, manca che cosa? Manca la parte, il background culturale degli studi medici che avete fatto voi per mettere in relazione i vari sintomi e non pensare che se uno ha mal di pancia sicuramente sta per morire, ecco, può essere una banalissima colite che poi può passare. Però per noi diventa fondamentale, oggi c'è il tutto e subito, avere l'informazione: se io ho il sintomo vado su Google e riesco a trovare subito una risposta, ancora prima di arrivare dal medico a chiedere informazioni sul sintomo. Abbiamo visto, oltre alla febbre del Nilo, ecco, notizie allarmanti su questi tanti casi di legionella. E a un certo punto le notizie erano anche inquietanti, perché non si riusciva a capire da dove provenisse questa infezione, quindi hanno pensato alle acque, hanno pensato, poi sembra che fossero torri di raffreddamento. Degli impianti di raffreddamento di un'azienda. È possibile, quindi noi rischiamo, voi che siete esperti ovviamente, noi rischiamo veramente di avere anche delle infezioni che possono diventare collettive, insomma anche importanti, attraverso addirittura delle apparecchiature, delle strutture. Certo, quella della legionella è un qualcosa di ben conosciuto, poi non so se sapete perché si chiama legionella perché nel 76 ci fu una riunione dell'American Legion, che sono questi veterani di guerra, si sono riuniti in un albergo di Filadelfia e parecchie decine di persone hanno contratto una polmonite, che allora non si sapeva cosa fosse, e poi è stato individuato l'agente responsabile di questa polmonite, e proprio perché c'era questa riunione dell'American Legion è stata chiamata Legionella. E si è scoperto che
la malattia veniva trasmessa attraverso l'aria condizionata, attraverso i condotti dell'aria condizionata, perché la legionella ama molto l'ambiente acquatico, quindi giusto ristagna ad esempio nelle torri di raffreddamento, nelle vasche che supportano gli impianti di condizionamento dell'aria, oppure nelle normali tubature anche domestiche. Ma ci sono periodicamente delle piccole epidemie anche ospedaliere, proprio nonostante in ospedale si faccia un controllo specifico relativo proprio alla legionella. E la legionella anche in questo caso malattia infettiva, non contagiosa da persona a persona, ma trasmissibile attraverso acqua, attraverso aerosol, cioè quella polverizzazione dell'acqua. È una malattia che può essere grave, è una polmonite che può essere sicuramente grave. Comunque rappresenta più o meno il 2% di tutte le polmoniti, quindi non è un'emergenza pubblica, con questo tengo a sottolinearlo. Lei parla appunto di aerosol, mi viene in mente quando noi parliamo e mettiamo le goccioline di Flug, attraverso queste goccioline possiamo anche trasmettere questo o legionella? No. Questo influenza tranquillizzati sì. influenza sì. passa legionella, attraverso quello no. Esatto. E anche il raffreddore magari, però la legionella no. Dottoressa Barberis, anche in questo caso come possiamo cercare di difenderci da tutto questo, perché da quello che ha detto il dottor Del Bono potenzialmente siamo sempre a rischio della possibilità di ammalarci, insomma, di avvedere, di vivere qualche piccola epidemia di legionella. Per quella che è la nostra esperienza e per quanto riguarda le legionelle comunitarie, quindi non sono le legionelle che si possono contrarre in ospedale, le indagini che vengono fatte proprio in seguito alla segnalazione di un caso prevedono i prelievi in corrispondenza degli impianti idraulici, quindi si va a valutare e a fare un'indagine su quelli che sono i sistemi di accumulo di acqua calda all'interno delle abitazioni, e ci accorgiamo che effettivamente alcune volte sono proprio le tubature un po' vetuste, piuttosto che la presenza di concrezioni calcaree all'interno delle tubature, che favoriscono proprio questo ristagno di legionella, che nel momento in cui la temperatura è erogata a temperature inferiori, ecco, rispetto al ristagno inferiore a temperature di 60 gradi, ecco che ci può essere la legionella che prolifera. Tutte le informazioni devono essere proprio rivolte, diciamo così, alla popolazione generale, ad una attenta cura e pulizia di quelli che possono essere i terminali degli impianti, quindi dai rubinetti ai soffioni delle docce, e poi la manutenzione dell'impianto idrico domestico, quindi il controllo dell'impianto idrico domestico. Anche questo è un altro aspetto da sottolineare molto bene, soprattutto chi abita in una casa che ha già una certa età e che quindi magari non ha più fatto manutenzione da anni, forse è il caso di fare un controllo e di vedere. Sì, soprattutto magari sostituire i filtrini dei rubinetti e sostituire i soffioni delle docce, ecco, questi diciamo che sono le misure di prevenzione proprio più comuni e che implicano veramente anche meno impegno. Anche economico, esatto. Anche perché smantellare un impianto idrico no. È tutto un altro paio di maniche, ma magari cambiare la retina del rubinetto. Del filtrino, lo si può fare, sì. Quindi, insomma, c'è sempre un po' di complicità nel cercare di mantenere l'ambiente a posto, idoneo, insomma, e far sì che le infezioni siano ridotte al lumicino. La parte, ovviamente, di collaborazione, che è quella istituzionale, di controlli periodici, e dall'altra parte anche il comportamento del cittadino, che deve essere consono a certe regole che lo portano a tutelare un po' di più la salute collettiva e naturalmente anche la sua. Io dalla legionella, che peraltro lei diceva giustamente è una malattia anche grave, può essere grave, certo. Qualcuno è anche morto per la legionella, quindi non è propriamente una, anche perché
cioè, manca il respiro, immagino, no? No, la polmonite sicuramente può essere grave, molto spesso quindi, è grave. Quindi cerchiamo di lavorarci ecco, su questo e lavorare soprattutto sull'attenzione, teniamo alta l'attenzione perché anche questa è sicurezza, e quando parliamo di sicurezza il concetto di sicurezza è molto ampio, va dalla sicurezza stradale alla sicurezza della nostra incolumità, ma va anche alla sicurezza sanitaria che implica appunto un attento controllo da parte nostra. C'è una notizia che è arrivata di recente, 2 casi di colera. Ecco, il colera, sono passati 45 anni dall'allarme che c'era stato, che c'era stata un'epidemia vera e propria nella parte sud dell'Italia e che poi era stata debellata, e adesso 2 casi, ma già ci spaventa un po'. Sono malattie di importazione queste? Sì, sicuramente. Allora, la patologia di importazione è una realtà. Qui dobbiamo essere preparati, perché non so se vi ricordate il caso di Fausto Coppi. Fausto Coppi ha contratto la malaria in Africa e, arrivato in Italia, nessuno è stato in grado di diagnosticarla, mentre vedendola ovviamente a posteriori è un caso di scuola, proprio di vera malasanità. Quella è vera malasanità. Nel senso che noi dobbiamo essere pronti come classe medica, culturalmente pronti ad affrontare delle nuove realtà. Nuove realtà perché il mondo, il globo, viene attraversato in meno di un giorno. Quindi qui non si parla di migranti nel senso vero del termine, perché i migranti passano dei lunghi periodi prima di arrivare in Italia, ad esempio, o un altro paese europeo. Però pensiamo soltanto un qualsiasi soggetto che prende un aereo a Hong Kong e dopo 12-15 ore arriva in Europa. E questa possibilità, questa facilità di comunicazione da una parte all'altra del mondo, ecco, può portarci a importare delle malattie. Siamo dei vettori, no? Siamo dei vettori. Una patologia che è tipica di una certa parte geografica. Oppure, considerando che, non so, nell'emisfero australe c'è un'altra stagionalità, quindi anche tutte queste cose devono essere considerate. Quindi ci sono anche delle patologie che noi prendevamo poco in considerazione perché non più presenti sul nostro territorio, e forse adesso dobbiamo cominciare a preoccuparci. Mi viene in mente la tubercolosi. Non è così lontano, perché chi è nato negli anni 60 è ancora attivo e vivo su questa terra, eppure negli anni 60 c'erano i sanatori. Sì, sì. E quindi c'erano degli ospedali adeguati proprio per dare sostegno ai malati di TBC. Noi avevamo il Carle. E poi c'era anche Robilante. E poi c'era il climatico di Robilante, quindi avevamo ben 2 qua. E quindi c'era questa patologia che era parecchio diffusa allora, e c'erano tanti pazienti che dovevano fare tutta la trafila delle cure. Poi piano piano queste cose, i sanatori sono stati chiusi perché la malattia era debellata, non c'era più. Adesso i casi di tubercolosi stanno ritornando. Come stiamo noi sul nostro territorio? Ma intanto non è un'emergenza assoluta. Questo più o meno in Italia ogni anno ci sono circa 8 casi ogni 100.000 abitanti. Quindi in sostanza nella nostra provincia, che fa 600.000 abitanti, ci dovremmo aspettare più o meno una cinquantina di casi in tutto l'anno. Certamente è una malattia che va riconosciuta precocemente, e questa è contagiosa, ecco. È contagiosa per via aerea, quindi con i colpi di tosse, e quindi assolutamente questa è una malattia che va riconosciuta precocemente, onde evitare una possibile trasmissione
a catena. Questo sicuramente bisogna dire, adesso la dottoressa Barberi ce lo dirà meglio, ma c'è un sistema nella ASL che è molto efficiente. Ecco, infatti io vorrei passare proprio la palla alla dottoressa Barberis, perché quello che preoccupa il cittadino è la migrazione continua, queste persone arrivano in condizioni anche di grande disagio, dal punto di vista igienico sicuramente non sono al top, alcuni di loro probabilmente sono malati e non sanno neppure di esserlo. Ecco, noi cosa facciamo per arginare questo fenomeno? Perché se no, col fatto che basta un colpo di tosse in teoria a diffondere il bacillo, potremmo creare dei problemi piuttosto seri sul nostro territorio. C'è un sistema di sorveglianza, quindi i migranti che arrivano in Italia sono controllati dal punto di vista tubercolare. Nel momento in cui viene identificata la malattia ci sono le procedure per il trattamento, degli esami, no? Che vengono fatti, assolutamente, dei test per l'identificazione della patologia. La stessa cosa nel momento in cui si verifica un caso sul territorio, ecco che scattano tutte quelle misure di indagine. Esatto, assolutamente. L'indagine familiare, lavorativa dei soggetti che sono stati a contatto con il caso di malattia vengono indagati ed eventualmente messi in profilassi antibiotica per un certo numero di mesi. Soprattutto perché stiamo parlando, come diceva il dottor Del Buono, di una malattia contagiosa. Esatto. E quindi c'è stato il caso del migrante che è scappato, che era malato e quindi ha creato allarme, ad esempio, perché uno dice chissà dove è andato. Certo. E è chiaro che tutti rimangono un po' in preoccupazione. Io ho visto dei recenti dati anche sulla diffusione della scabbia, ad esempio, che è un'altra di quelle patologie che si conoscevano poco, e di scabbia si dice che addirittura in Germania sia aumentata del 3.000 per 1.000, quindi anche perché i nostri migranti, che se ne dica da noi, spesso transitano, ma non si fermano, poi vanno in altri paesi e quindi è probabile che la Germania abbia anche avuto questo incremento così elevato proprio perché ha più migranti che poi magari in modo stanziale si fermano sul loro territorio. Ecco, sulla scabbia, dottor Del Buono, che cosa ci dice? La scabbia è una malattia che è sempre, la cui diffusione è proporzionale ai movimenti, grandi movimenti di popolazioni, a condizioni di vita non particolarmente brillanti, però non scordiamoci che la scabbia è anche una malattia dell'anziano magari in piccole comunità dove le garanzie, le precauzioni igieniche non siano così spinte, è anche possibile vederlo, quindi non è proprio un qualcosa legato sostanzialmente alla migrazione. Certamente le migrazioni di grosse masse di popolazione possono favorire la ricomparsa, o perlomeno la scabbia non è mai scomparsa, una maggiore diffusione di certe patologie. Ecco, possiamo proprio dire che cos'è la scabbia in parole poche? Sì, la scabbia è una malattia dall'acaro della scabbia, quindi da un parassita che è abbastanza parente di quello che si può trovare nei materassi, di quello che si trova nell'acaro della polvere. L'acaro della polvere, questa è un'altra cosa, che dà sostanzialmente, penetra nella pelle e dà tutte queste manifestazioni, questi arrossamenti, queste piccole protuberanze, e il sintomo principale è il prurito. Prurito molto, molto, molto. Anche per la scabbia, dottoressa Barberis, cosa si fa? Sì, desta moltissima preoccupazione. Infatti, alcune volte abbiamo quasi l'impressione che le persone si spaventino di più per un caso di scabbia che alcune volte per un caso di meningite. Noi abbiamo avuto un caso di scabbia e si è sollevato un polverone incredibile, mentre
Allora, intanto l'osservazione di pratiche normali negli ambienti comunitari, parlo eventualmente di case di riposo, quindi la formazione del personale che adeguatamente utilizza tutti quelli che sono i presidi che devono essere utilizzati. Il fatto di sapere che esiste una cura efficace, perché esistono delle pomate che vengono utilizzate. È vero che la preoccupazione è questa trasmissione. In realtà la scabbia si trasmette con un contatto diretto, prolungato, cute-cute, quindi non è la stretta di mano, perché ci sono alcune persone che hanno veramente anche il timore di stringere la mano a qualcun altro, perché dicono, caspita, ma questa persona non avrà mica la scabbia. Diventeremo asociali fra un po', proprio per il timore di contrarre qualche infezione. Ecco, anche la scabbia è una di quelle patologie che vengono messe, intanto c'è un flusso informativo, c'è una segnalazione al SEREMI, che è proprio il servizio sovrazionale di epidemiologia della regione Piemonte, i casi sia singoli sia i piccoli focolai che si possono verificare. Non ci sorprendiamo di questo, così come non ci sorprendiamo dei casi che si possono verificare nelle scuole, casi di scabbia, casi di pedicolosi, stessa cosa, sempre allarme incredibile da parte dei genitori nelle scuole, però non è possibile proprio eradicare questo tipo di patologia, questo no. Bene, non finisce qua, parleremo ancora di altre patologie, ma soprattutto di una in particolare, l'ha già accennata prima il dottor Del Bono, ma di HIV si parla sempre di meno, ma è sparita? Si cura oggi? Che si sta facendo? Lo sapremo subito dopo la pubblicità. Questa sera stiamo facendo una bella carrellata su varie infezioni, patologie, insomma, di cui sentiamo sempre più spesso parlare siamo con i nostri ospiti, naturalmente due specialisti che ci possono illuminare e dare qualche informazione un po' più attendibile su come ci dobbiamo anche comportare di fronte a questi pseudo allarmi. Vi ho lasciati prima della pubblicità lanciando l'HIV. Ecco, dottor Del Bono, noi abbiamo vissuto il periodo in cui ci fu il grande allarme dell'HIV, dell'AIDS, cioè comportamenti a rischio, ricordiamo tutto il decalogo che ci veniva consigliato per evitare il contagio. Oggi, a distanza di tanti anni, com'è la situazione? Se ne parla di meno ed è passata un po' sotto traccia. Qualcuno dice, ah, ma magari adesso si diffonde di meno, magari hanno trovato il modo di curarla, magari insomma abbiamo risolto il problema o conviviamo, ecco, come succede nel mondo vegetale, alla fine arriva l'allarme e poi si convive col parassita, no? Si riesce a arginare un po' il fenomeno e quindi si convive. Com'è la situazione oggi? Ma la situazione è sicuramente, dal punto di vista medico, clinico, sicuramente sotto controllo, nel senso che l'HIV è diventata un'infezione curabile. Il problema è proprio la scarsa attenzione che si dà a questa malattia, soprattutto tra i giovani. Consideriamo che la fascia d'età più colpita è sempre quella tra i 15 e i 40 anni, quindi è una popolazione giovane, e in questa fascia d'età in effetti mi sembra che ci sia un po' poca informazione. In effetti i nuovi casi diagnosticati sono generalmente di persone che sono infette da tanto tempo e non lo sapevano e arrivano in ospedale con patologie molto gravi, in condizioni molto gravi, e questa è la cosa peggiore, perché è difficile riuscire a tirarli fuori da una situazione di gravità estrema. Per cui sarebbe importante rifare un po' tutto il percorso che è stato fatto negli anni 80, negli anni 80 e anche 90, ovvero sia andare nelle scuole, andare nei circoli ricreativi, quindi riuscire a porre di nuovo l'attenzione
su questo. I comportamenti questo a rischio problema. Rimangono sempre gli stessi, rimangono, la professione è cambiata, sessuale rimane è cambiata, sempre. È cambiata un po' l'epidemiologia, nel senso che i primi anni, gli anni 80 e 90, la più frequente modalità di trasmissione dell'HIV era quella della tossicodipendenza per via venosa. Adesso questa modalità è sempre presente, ma molto in maniera in misura molto, molto inferiore, per cui la modalità più frequente è quella sessuale. E quindi bisogna prendere delle precauzioni. In sostanza, l'uso del preservativo deve essere sempre... Quindi i rapporti devono essere protetti. Devono essere protetti, non c'è niente da fare, devono essere protetti. Questo anche perché non è come in quella pubblicità di una volta in cui il paziente con l'HIV veniva, aveva un alone viola, questo si parla di quasi 30 anni fa. Cioè il paziente... un siero positivo non si riconosce, è una persona perfettamente normale che fa la sua vita normale. Adesso con le terapie questi pazienti fanno una vita perfettamente normale. Ecco, diventa infatti difficile sensibilizzare le persone a tenere alta l'attenzione proprio in questo senso. Bisognerebbe appunto, come dice lei, magari diffondere sempre di più la conoscenza dei rischi e magari anche da un punto di vista comunicativo essere un po' più incisivi di quanto sia oggi, perché oggi veramente anche i giovani non lo sentono più come un problema e invece il problema sussiste ed è reale, perché appunto se poi c'è anche gente che manco si immagina di poter essere sieropositiva, quindi si accorge solo dopo di a malattia conclamata di essere malato, questo la dice lunga. Ecco, in quei tempi, forse quando si martellava molto di più, c'erano delle persone che magari andavano a farsi fare il test di controllo sì, sì. per pura curiosità, ma cioè non è che per caso, ecco, e quindi lo facevano. Adesso forse, non essendo più sollecitati, si rischia di non avere sì, più persone che vanno. C'è da dire, questo è stato un progresso della medicina, come in pochi settori si è verificato, in pochi settori della medicina si è verificato. L'introduzione di queste terapie ha veramente cambiato radicalmente l'evoluzione, la storia naturale della malattia. Prima era una malattia, era negli anni 80 era praticamente una condanna a morte essere sieropositivi. Adesso è una malattia, ripeto, perfettamente curabile, purché anche qui venga diagnosticata ragionevolmente presto. Quindi nelle scuole si riesce ad arrivare ai giovani, ai ragazzi, agli studenti, si parlava anche di mettere distributori di preservativi addirittura nell'ambito scolastico, proprio per dare questo messaggio forte a loro. Sì, non bisogna avere tabù in questo. Ecco, perché purtroppo questo qui campo. Si gioca con la salute, esatto. E quindi è un'altra cosa. C'è però un altro grosso fenomeno, quello della prostituzione. Quello non è controllabile. No. E quello non si può, su quello non si può anche agire. Ecco, quindi in quel caso lì che cosa bisogna fare? Cambiare la cultura della gente. Per carità, ci sono molte associazioni di volontariato che fanno queste campagne anche proprio nell'ambito della prostituzione, cercano di far capire quale sia il rischio, quindi però sicuramente è un fenomeno che è difficilmente controllabile, essendo poi in pratica un fenomeno clandestino, ecco, anche se la luce del sole. Dal suo osservatorio è in aumento oppure no? È stabile? Ma direi che come nuove infezioni siamo abbastanza stabili negli ultimi anni, c'è stato forse un picco l'anno scorso, quest'anno mi sembra che siamo anche nel Piemonte, mi risulta che più o meno abbiamo raggiunto un plateau, cioè nel senso che non è che non ci siano nuove infezioni, ce ne sono, ma non in misura particolarmente superiore a quelle dell'anno precedente. Però nonostante questo ci deve essere una,
così una comunicazione un pochino più incisiva anche da parte nostra. Ecco, quindi questo è un appello che si dovrebbe fare alle istituzioni in primis, chiaro, perché sono veramente loro quelle deputate. Per carità, poi anche alla politica, ecco. Quindi... Certo, certo, dovrebbero prendersi carico anche di informare i cittadini sui corretti comportamenti per evitare il contagio. Da parte nostra ci dovrebbe essere proprio, dovremmo veramente cogliere tutte le occasioni opportune. Per noi diventa abbastanza facile nel momento in cui svolgiamo l'attività all'interno dell'ambulatorio della medicina dei viaggi. Ecco, il dottor Del Bono diceva non avere tabù e non avere timore ad affrontare questo tipo di argomenti, soprattutto con, io parlo dei viaggiatori perché questo è un po' il mio osservatorio privilegiato, oltre a quello delle vaccinazioni, però effettivamente ricordare in quell'occasione alcuni comportamenti che possono andare dai comportamenti alimentari piuttosto che di evitare la trasmissione della malaria, ecco, anche quello di adottare dei comportamenti, delle abitudini. Ci sono dei viaggi di turismo sessuale, quindi è inutile negarlo, lo sappiamo che esistono. E non avere proprio timore nell'affrontare l'argomento, sono molti ragazzi che magari hanno come destinazione, alcune destinazioni che vengono proprio per definizione date come quelle tipiche per il turismo sessuale, non avere timore di affrontare l'argomento in modo veramente molto chiaro e diretto. In alcuni casi si hanno dei buoni riscontri. Ecco, quindi parlarne è sempre utile, sensibilizzare è sempre utile. Repetita iuvant si diceva quando si studiava il latino e forse funziona e funziona anche oggi. Lei ha citato vaccini e adesso parliamo di vaccini perché è anche un altro argomento che fa tanto discutere l'opinione pubblica. Insomma, dottoressa Barberis, dobbiamo vaccinarci? Si è arrivati, perché questo credo che sia l'oggetto della discussione, all'obbligo vaccinale, perché effettivamente eravamo arrivati al di sotto di una soglia di copertura vaccinale, che sarebbe il numero di soggetti vaccinati, tale per cui ci poteva essere la comparsa di malattie che effettivamente possono essere scomparse. È una soglia al di sotto della quale, anche per pochi numerini, ecco che si deve correre ai ripari. Questo è stato il motivo fondamentale per ripristinare l'obbligo. I vaccini sono sicuri, i vaccini sono efficaci. Abbiamo avuto in questi mesi modo di venire a contatto con la cosiddetta frangia di soggetti Novax che si sono approcciati in modo molto consapevole di quella che poteva essere l'azione che veniva messa in atto, molto informati, ma la loro informazione è derivata dal fatto di essersi, di aver letto, di aver avuto la possibilità di consultare testi dal punto di vista scientifico non accreditati. Allora, quello che dovrebbe essere proprio messo in atto è anche un rapporto di fiducia tra il medico proponente e il genitore che accetta la vaccinazione. E soprattutto pensare che la vaccinazione è un atto importantissimo per i nostri figli, ma è altrettanto importante perché ci sono alcune categorie di persone, voi bambini, voi adulti, che per motivi di salute personali non possono essere vaccinati e quindi dobbiamo tutelare assolutamente anche la loro salute. Tutti i bambini che ad esempio escono da chemioterapie, escono da patologie importanti del sistema immunitario. Ecco, se intorno a loro hanno come una specie di scudo, ed è quello che è la copertura vaccinale, una specie di scudo che impedisca il passaggio dei virus, ecco che anche questi bambini, anche nel momento in cui non possono essere vaccinati loro in prima persona, giovano, ecco, della vaccinazione fatta agli altri. Noi oggi abbiamo un ministro della salute, che è un medico peraltro, ha detto alla fine che avremmo dovuto optare per un obbligo flessibile. Dottoressa Barberis, che interpretazione dà lei all'obbligo flessibile? Ma secondo me, allora, si è passati da un periodo in cui le vaccinazioni erano obbligatorie,
a un certo punto si è detto no, non bisogna continuare con l'obbligo vaccinale perché i genitori dovrebbero vaccinare consapevolmente aderendo alla vaccinazione. E ritorniamo proprio nel discorso, chi rende consapevoli le persone dell'importanza di un atto medico, in questo caso di un atto vaccinale? L'informazione, ecco, l'informazione precisa, completa, attenta e veramente alla portata di tutti, in modo che le persone abbiano la possibilità di decidere, ma non con quella flessibilità che ci fa dire vabbè, allora io decido di vaccinarmi per il tetano e non vaccinarmi per la polio, perché la polio non esiste più. La polio esiste grazie al fatto che ci sono state delle campagne di vaccinazione. Se posso, c'è ancora un fattore, cioè i genitori attuali sono genitori molto giovani, quindi hanno avuto la fortuna di non vedere più le malattie. Io sono del 58, nel 58 in Italia c'è stata l'ultima epidemia di polio, io avevo dei compagni di classe con gli esiti della polio, per cui a mia mamma non sarebbe mai venuto in mente di non vaccinarmi contro questa malattia. Il ministro ha parlato anche di continuare a vaccinare obbligatoriamente per morbillo, parotite e rosolia. Ecco, morbillo, parotite e rosolia insieme all'ESA valente è uno proprio dei cardini, ecco, della vaccinazione. Il morbillo è esploso, cioè abbiamo avuto un sacco di casi in più rispetto agli anni scorsi, soprattutto noi in Italia, quindi questo ci fa pensare che forse... Credo che siamo al secondo posto in Europa dopo la Romania per casi di morbillo. E ricordiamo che comunque una malattia non è una malattia seria, banale, il morbillo, insomma, cioè non è di quelle malattie che uno un dice, individuo tanto particolarmente fragile può anche morire, può avere delle gravi conseguenze, quindi attenzione, molta attenzione al morbillo. Sì, e non è fare terrorismo psicologico, nel senso che nella mia esperienza io ho proprio visto una complicanza rarissima del morbillo, che è una complicanza neurologica evolutiva. Quando si parla di numeri, quando si parla di percentuali, è sempre un dato un pochino astratto. Quando invece noi abbiamo ben presente l'evoluzione che aveva avuto la malattia a distanza di 10 anni, questo bambino aveva avuto un morbillo in età infantile, ha sviluppato questa patologia neurologica 7 anni dopo e questo bambino è deceduto. È vero, è una complicanza rarissima, però è una complicanza che si è verificata. Questa e l'altro caso che mi aveva particolarmente colpito era una bimba di 10 anni con un problema del sistema immunitario, per cui non poteva essere vaccinata contro morbillo, parotite e rosolia. Facendo una visita di controllo banale in ospedale ha avuto come contatto una bambina che aveva il morbillo in incubazione, purtroppo questa bimba è deceduta. Allora, ritorno su quello che dicevo prima, l'importante è vaccinare i nostri figli per loro stessi, ma soprattutto per tutti quei bambini. Chi è più fragile. Esatto, sì. E sono sì. Ancora tanti i bambini. Sì. Cioè, dovremmo essere un pochino meno individualisti e pensare un po' di più alla collettività e al bene comune. Ecco, dottoressa Barberis, qual è il timore più grande dei genitori nei confronti del vaccino? La sicurezza del vaccino e gli effetti collaterali. Loro pensano che gli effetti collaterali non vengano portati alla ribalta per chissà quali motivi. In realtà non è così. Esiste un sistema di sorveglianza degli effetti collaterali dei vaccini, un sistema di sorveglianza che, al quale possono accedere anche i cittadini, perché lo si trova in internet e quindi la segnalazione dell'evento avverso può essere fatto da chiunque. Il genitore vuole soprattutto delle garanzie. Quello che a noi chiede è: se lei, dottoressa, mi mette per iscritto che a mio figlio non succederà nulla nel vaccinarlo, allora io lo faccio vaccinare. Allora io non posso dire che non succederà nulla, uno perché qualcosa succede col vaccino, cioè c'è una formazione di anticorpi che fa sì che il bambino non si ammali più. L'effetto collaterale come la febbre, l'evento locale, certo che ci può essere, ma i genitori
rimangono nei nostri ambulatori minuti dopo la vaccinazione, proprio per verificare anche che non ci siano reazioni allergiche di qualche natura. Per cui il genitore, come non chiede al pediatra di libera scelta che gli metta per iscritto che l'antibiotico che viene somministrato non avrà effetti collaterali, questa cosa non possiamo farla anche noi. Ecco, dovremmo noi riuscire a stabilire un rapporto di maggior fiducia, probabilmente. Anche perché i rischi di contrarre una di queste malattie sono sempre superiori ai rischi della vaccinazione. Questo sarebbe già il primo motivo per far vaccinare i nostri figli. Dottoressa Barberi, su un'ultima battuta, siamo vicino alla brutta stagione, al periodo invernale, ci dovremo vaccinare per l'influenza? Ci sarà la circolare del Ministero della Salute che uscirà a breve, identificherà nuovamente i soggetti a rischio per i quali la vaccinazione. Io mi vaccino. Quindi, io anche. Anch'io. Anche lei. Allora, siamo in tre, insomma, consigliamo di fare più attenzione, meno paura, ma pensate che vuol dire mettere un tassello prima che l'evento possa succedere, con tutte le complicanze di una patologia, di una malattia. Okay. Anche perché, se mi posso permettere, proprio dal punto di vista del medico ospedaliero, io parlo come medico ospedaliero, tutte le stagioni invernali in cui non c'è stata una campagna vaccinale come si deve, ovvero sia non sono stati vaccinati fasce a rischio, veramente a rischio della popolazione, abbiamo sempre avuto degli inverni in ospedale tremendi, con numerosissimi anziani, con complicanze dell'influenza. Ecco, questo è molto importante. Quindi, queste parole ci consigliano sempre di più di andare a farsi vaccinare. C'è ancora molto tempo, quindi potete farlo con grande tranquillità. Grazie alla dottoressa Renata Barberis, grazie al dottor Valerio Del Bono, grazie a voi che ci avete seguito e come sempre ci vedremo la prossima settimana.